siamo in chiesa. Ringraziamo nostro Signore che abbiamo avuto luce e acqua, nonostante le nostre difficoltà. Questo dobbiamo ringraziare. Quando vuoi. Sindaco, dopo tre giorni di isolamento, ieri sera una turbina della provincia vi ha liberati da questa montagna di neve. Beh, finalmente, dopo tanto tempo, ieri sera verso le 19 è arrivata qui ad Schiave da Castiglione e siamo liberi, diciamo, ma non totalmente, perché noi abbiamo tutte le frazioni ancora bloccate, abbiamo tutte persone anziane che hanno bisogno di viveri e siamo in una condizione veramente drammatica in questo momento. Come si fa a stare quattro giorni isolati? Beh, io devo dire grazie ai nostri concittadini, ai nostri cittadini che stanno facendo questo sacrificio e stanno collaborando con noi, perché chiamano soltanto in caso di necessità. Però è molto, io la notte penso a quelle persone che stanno sole e senza mai, se stanno male non sappiamo come reagire. Quindi per noi è veramente è un momento molto molto drammatico. Quali sono le emergenze attualmente? Le emergenze sono quelle di arrivare alle frazioni, alle persone anziane, sia nel centro storico del paese e sia nelle frazioni, quindi di portare i viveri. Ieri mattina alle 8:30 ho avvisato la prefettura di questo stato di necessità, di emergenza, però non ci sono mezzi a disposizione. Questo è quello che dico anche alle altre autorità, che bisogna investire, bisogna dirci che cosa vogliono fare di questi paesi, perché dobbiamo sederci intorno a un tavolo. Noi siamo d'accordo ai master plan miliardari, siamo d'accordo su tutto, alle superstrade, però ecco, noi ci servono piccole cose, ci servono piccoli interventi, però una volta per sempre ci devono dire se vogliono far vivere questi paesi, se no è inutile, abbassiamo e andiamo via tutti. E dalla Trinina si sale con qualche difficoltà, con parecchie difficoltà, e adesso si sta lavorando per sbloccare l'altro versante. Sì, dalla Trinina, diciamo, per noi è una strada fondamentale, perché questa strada cerchiamo di mantenerla sempre libera con un privato della provincia e con i mezzi nostri del comune cerchiamo di mantenere questa strada, che almeno è uno sbocco. Proprio ieri da quella strada siamo riusciti a portare una signora che ha bisogno della dialisi a ricoverarlo all'ospedale di Agnone. Questo è un altro problema che una volta per sempre deve finire, questo problema dell'autorizzazione della regione per vedere se facciamo parte all'Abruzzo e al Molise. Noi siamo confinanti con il Molise e quindi non bisogna superare questa burocrazia una volta per sempre per dire abbiamo a 10 minuti i vigili del fuoco l'ospedale e quindi possono intervenire senza chiedere ulteriori autorizzazioni alle prefetture. Senti Maria, rifacciamo una